Io sono Annalisa Maniscalco, vengo dalla provincia di Ancona ma abito a Rimini da qualche anno. La mia macchina è una Bianchina del 1959. Ho questa macchina da circa 2 anni e mi serviva una macchina per fare i mercatini degli hobbisti e degli artigiani, ma il mio papà non me l'ha voluta comprare, ha detto hai tante macchine a casa e puoi scegliere quella che vuoi, e io ho scelto questa. Scegliere tra tante macchine perché il mio papà ha una collezione un po' particolare, perché colleziona auto d'epoca, ne ha 18 credo al momento, forse di più, quindi potevo scegliere quella che più mi piaceva. Tra le tante macchine potevo scegliere una Porsche, una Duetto, che però usa mio fratello, il Maggiolino, però mi piaceva questa perché è piccolina, è colorata e quando tutti ti vedono si stupiscono. Quando la guidi sembra di andare fortissimo e invece sei solo a 50 all'ora, quindi hai tutte le macchine dietro che ti suonano e non capisci se vogliono salutare o vogliono che vai più veloce. Qui in Italia è difficile vedere una donna che guida un'auto d'epoca, quanto c'è sempre questo pregiudizio che le donne non sanno guidare e a maggior ragione non guidano auto d'epoca per paura, per... mio marito non vuole. Sono molto contenta di avere una macchina d'epoca invece che una di quelle macchine moderne, perché appunto mi piace che quando tu guidi si fermano le persone a guardarti e magari anche persone anziane che ti indicano con il dito mentre passi, che fanno vedere i bambini questa macchina. La mia prima gara di auto d'epoca è stata una manifestazione qui vicino a Riccione che si chiama Eva al volante, in cui erano invitate a partecipare donne appunto che guidavano auto d'epoca, ed era la mia prima gara, una gara di regolarità. C'era il mio fidanzato vicino che mi aiutava, mi indicava le strade e i tempi da percorrere, ed è stato molto divertente.